Io l'ho comprato. Sì, l'ho comprato io. Arriviamo all'asta e c'era già Deriganov. Leonid Andrei aveva con sé solamente 15.000 rubli, mentre Deriganov ne aveva offerti subito 30.000 oltre al debito. Visto che le cose si mettevano così, sono entrato subito in zuppa con lui. Ne ho offerti 40.000. Poi 45, io 55, capite? Lui aumentava di 5 e io aumentavo di 10. Beh, finalmente è finita. Ne ho offerti 90.000 oltre al debito. E così è rimasto a me. Il giardino dei ciliegi adesso è mio. Dio mio, signore, il giardino dei ciliegi adesso è mio. Ditemi che sono ubriaco, fuori di me, che è tutta una mia illusione. Se mio padre e mio nonno si levassero dalle tombe e vedessero quello che è successo, che il loro ermolai che pigliava le botte, che era mezzo analfabeta, che d'inverno correva scalzo, che proprio ermolai ha comprato una proprietà più bella al mondo. Io ho comprato la proprietà dove mio padre e mio nonno non erano nient'altro che schiavi, dove non potevano neanche entrare in cucina. Ma forse sto sognando. È tutta una mia illusione, un'apparenza. Ha gettato via le chiavi. Questo vuol dire che non è più lei la padrona qui. Ah, ma sì, fa lo stesso. Ehi, musicisti, suonate, desidero sentirvi. Venite a vedere tutti quando Ermolai Lopakin darà di piglio alla scure nel giardino dei ciliegi. E quando gli alberi cadranno, noi costruiremo ville e i nostri nipoti e pronipoti vedranno qui una nuova vita. Musica, suona. Ciao, sono Andrea, questa è la mia versione del monologo di Lopakin tratto dal Giardino dei Ciliegi di Chekhov per il blog Teatro per Tutti. E tu come lo faresti?